tutti ragazzi, io sono Aldo e bentornati in una nuova recensione. Oggi vi voglio parlare di un graphic novel che ho acquistato all'incirca un anno e mezzo fa, che per una questione di motivi non ho mai recensito, non vi ho mai portato sul canale. Avete presente quella lista di graphic novel oggettivamente impossibili da recensire, ma non perché siano difficili, non perché siano complicati, ma perché ti hanno toccato talmente tanto nel profondo che spiegare pienamente tutte le sensazioni che hai provato e che ti hanno emozionato è oggettivamente impossibile? Bene, la sfida di questo nuovo anno è proprio quella di portarvi tutti questi titoli che mi spaventano tantissimo. Questo graphic novel in particolare mi è stato consigliato da Elisa del canale Afroditurania. Lei conosce pienamente i miei gusti e sa sempre dove colpire. E ai tempi io chiesi, perché è davvero molto esperta della collana in questione, un titolo da acquistare. Ebbene, quando l'ho letto io sono rimasto completamente devastato e completamente sconcertato dalla bellezza e della sensibilità, della dolcezza di questa piccola perla. Sto parlando proprio di Cocoon di Machiko Kyo, edito Dainit, prezzo di copertina di 16,90€, e questo titolo fa parte della collana Showcase. Cocoon rientra un po' in quei racconti, in quelle storie che non hanno una vera e propria collocazione ben delineata. La storia è ambientata su un'isola tropicale durante un conflitto. Io presumo proprio che sia proprio la Seconda Guerra Mondiale, ma non abbiamo nessuna certezza. E la nostra protagonista è San, una ragazza che frequenta una delle scuole più prestigiose di quest'isola. Insieme a lei ci saranno tante compagne, molto diverse tra di loro, molto allegre, molto spensierate. E pian piano che la storia prenderà il via, ci accorgeremo proprio della delicatezza e della dolcezza di tutto questo racconto. Ma il disastro, ma il maina gioia è sempre dietro l'angolo, perché sull'isola arriverà un forte conflitto e le nostre povere ragazze dovranno lasciare i banchi scolastici per aiutare la nazione assistendo le infermiere nel curare i feriti. Inizialmente sarà molto ma molto difficile per la nostra San e per le nostre ragazze entrare in questo turbinio così forte e così dirompente, perché parliamoci chiaramente, passiamo automaticamente dai banchi scolastici a vedere le persone che stanno perdendo la vita. E proprio poi, grazie all'aiuto della migliore amica di San, la ragazza si farà forza e cercherà di andare avanti. Però, ovviamente, come potete ben immaginare, la situazione diventerà sempre più grave e sempre più sconvolgente. Quello che mi ha colpito di questo titolo, che poi l'ho definito un titolo abbastanza difficile da recensire, sta proprio nella delicatezza e sta proprio nella sensibilità in cui vengono affrontati determinati argomenti. Prima di tutto, essendo un graphic novel, uno si aspetta magari la crudeltà, la forza e anche l'orrore della guerra. Ebbene, questo avviene in parte, avviene in un modo molto velato, in quanto i soldati verranno rappresentati, e tra virgolette, per un preciso motivo, completamente bianchi. Avremo solo le forme e tutte le immagini saranno sempre un vedo o non vedo. Il lettore avrà uno spazio di immaginazione davvero molto forte, il che in me provoca ancora di più una destabilizzazione. Quando ho spazio del poter immaginare determinate scene, determinate situazioni, diciamo che io perdo completamente la via e mi immagino il peggio. È proprio quello che avviene all'interno di Cocoon. Il nome Cocoon stesso è la chiave di lettura di tutto questo graphic novel, un po' come se la nostra protagonista e le sue amiche si volessero avvolgere da questo bozzo in questa grandissima bolla per poter scappare agli orrori della vita, agli orrori della guerra e agli orrori del genere umano. Un altro aspetto che mi ha lasciato abbastanza sbigottito, e ammetto non mi aspettavo, è questo spirito di nazionalità, questo patriottismo terribile, assurdo, forte, che è già presente in donne, in ragazze così giovani ma così adulte. Verso la fine del titolo
Credetemi, sarà uno strazio leggere tutti i vari capitoli. Ci sarà un senso di disperazione terribile, la stessa disperazione che posso anche paragonarvi, un po' come quello che io avevo visto in quella Majima Madoka Magica, quando delle semplicissime ragazzine, delle semplicissime 12-13 anni, cadono in questo baratro di angoscia e disperazione. Il graphic novel si presenta in questo modo. C'è la nostra protagonista con questa copertina fantastica acquerellata e una volta che inizieremo a sfogliare le principali pagine, le primissime pagine, ci potremo proprio accorgere di questo tratto molto particolare, questo tratto che in qualche maniera ti cattura. Io ho provato a immaginare il tutto colorato, quindi andare anche oltre il bianco e il nero, e secondo me sarebbe stato ancora più forte, ancora più deciso e ancora più dirompente. Ammetto, è stato un titolo che mi ha abbastanza sconvolto, perché non mi aspettavo una crudeltà, una profondità così tanto marcata da un titolo del genere. Pensavo che fosse magari un titolo, un graphic novel che sottolineasse l'orrore della guerra, ma qui invece ci vediamo proprio l'orrore della guerra vista con gli occhi dei ragazzini che poi crescono e in qualche maniera si allineano a un pensiero comune. Fatemi sapere se questo graphic novel vi ha colpito, se non vi ha colpito e soprattutto perché. Vi ricordo anche che qui sotto nell'info box troverete il link Amazon per acquistarlo e ovviamente i link a tutti i miei vari social network. Vi ricordo anche di mettere un bel pollice in su per supportare tutte le mie recensioni e le mie passioni e di iscrivervi al canale se non l'avete fatto. Per ora è tutto, ma solo per ora. Ashura e Kokun vi salutano e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!